sempre al vostro fianco. State tranquilli che uno di questi belli bello piano non porta di tutti i problemi. Mettetevi comodi, sorseggiatevelo, perché ne avremo di strada da fare insieme. Finito il trambusto della processione, Monpensiero era andato a rintanarsi in una fortificazione composta da 4 torri che aveva le finestre a guardia di oriente. Era stata costruita 1,5 secoli prima, nella zona più elevata dell'abitato, quando un re di passaggio aveva dettato ai segretari di liberare dalle tasse chiunque avesse preso dimora in Natale. Là dentro dormivano cavalieri, solitari, esattori di gabelle, segretari di corte, guarnigioni di soldati, ma nessuno si era fermato a viverci stabilmente. Né aveva provveduto a riparare lo scolo delle acque piovane che dava umida ai magazzini e riempiva le stanze dell'odore di muffa. Un muro coperto di ortiche girava attorno alle stalle. Nascondeva il pomario e le siepi, proteggeva il torrione centrale che partiva largo e panciuto e si stringeva salendo verso l'alto, come una pera tagliata alla cima. Lassù si spalancava una terrazza circolare da dove era facile abbracciare con lo sguardo i campi di grano, le vigne, la fila di pioppi, le strade verso l'Adriatico. Quando gli stradiotti mi accompagnarono da lui, Monpensiero approfittava della prima luce per posare davanti a un pezzo di stoffa inchiodato a un telaio. Non era servita la notte a vincere la fatica del viaggio e aveva la barba incolta, i capelli arruffati, gli occhi stralunati. Non portava armi, tranne il pettorale e il mantello cremisi che indossava quando tornava dalle battaglie sulla piana di Eboli e che deve un sorso d'acqua profumata di erbe aromatiche. In quei vestiti buoni ad affrontare l'inverno, senza donne, senza fuochi, cercava di ritrarlo Gaston de Foy. Il pittore che era venuto in Italia per disegnare le imprese dell'esercito francese sulle tele. Adesso era Carlo, se n'era tornato a casa lasciandogli la libertà di seguirlo con i suoi pennelli nelle valli di Francia o mettersi alle calcagna di Monpensiero che sarebbe rimasto a difendere il regno dalla minaccia aragonese. Gaston aveva scelto Monpensiero, era un condottiero di belle speranze e aveva una moglie che le corti di mezza Europa invidiavano. A parte Gaston, non c'era nessun altro nella stanza. Gli ordini erano stati precisi, non un soldato tra i piedi, né uomini di legge o musici. Forse Monpensiero si aspettava da me un inchino, invece ricevette un ramo di mandorlo fiorito, un regalo insolito per giugno, quando è stagione di frutti e non più di fiori, e si fece uscire dalla bocca un filo di voce che io non capì e che mise in apprensione Pierre Dauvert, l'uomo di camera, pronto a indovinare ogni suo desiderio e a seguirlo come un'ombra. Più tardi, quando Gaston infilò i pennelli in una brocca e si lavò le mani, Monpensiero mi invitò in cima al torrione. Non tirava un refolo di vento e dietro la fila di pioppi, oltre le tegole dei tetti e le foglie verdi del pomario, le bandiere giallo-blu con i gigli di Francia penzolavano come vele di una nave in mezzo alla bonaccia. «O la morte o la victoire», gli sentì dire. Mi appoggiai al muretto, quel tanto per osservare l'accampamento nella piana.
Corazza al sole, insegne appese alle aste, tende, scale, bombardi e altri attrezzi da guerra. Potevano essere 500, forse 1000 i soldati che si esercitavano correndo nel campo a lancia in aria, alzavano una gran nuvola di polvere e gridavano ordini che suonavano pace di bestemmie. Iendro, Tapatà, Ishu. Non avevo mai sentito parlare la lingua di altre nazioni e per un incanto, come se una folata di scirocco fosse scesa ad aggrovigliare armi e cavalli, mi sembrava di essere finito dentro un mucchio di sogni sparpagliati. Quel mattino, proprio mentre contava i suoi soldati che entravano dentro a tella, buon pensiero parla con me della guerra che stava combattendo contro mercenari svizzeri. Franti milanesi, saccomanni veneziani, cavalieri spagnoli e battaglioni del Papa. Non un esercito regolare, disse, piuttosto una compagnia di buffoni, una cozzaglia di gente che si era alleata per aiutare Ferrandino d'Aragona a strappare il regno di Napoli alle armate di Francia. Ma era pronto a farsi ripicche per una pecora e un paio di galline. Misericordias, andava ripetendo con la voce da penitente. Ogni tanto si fermava a fissare le macchie di lentiggine sulla mia faccia e il naso a becco di civetta. Forse studiava qualcosa nel mio sguardo, cercava di capire se era davvero un pezzo di pane intinto nell'olio, come le aveva detto mio padre. Seppi che era venuto a bussare alle porte di Atella perché il suo esercito fuggiva come una lepre braccata dai cani. I cavalli si erano sfiancati in una corsa cominciata sulla piana di Eboli e proseguita nella calura dell'Irpinia, fra le città di Conza, Andretta, Ariano, dove erano avvenute le prime disastrose scaramucce contro le bande di Re Ferrandino. I fanti sentivano il fiato dell'inseguitore sul collo e da una settimana marciavano notte e giorno senza riposo. Le vedette facevano su e giù per le colline. Si allungavano al galoppo, sparivano dietro le creste degli alberi. Perlustravano l'orizzonte e portavano notizie da rubare il sonno. Il nemico è a meno di 2 giorni di cavalcatura. Il nemico ha preparato le tagliole nelle valli del fiume Bradano. Il nemico è più equipaggiato di noi. Il nemico rispondeva al nome di Francesco Gonzaga, un condottiero forte nelle armi, capace di cavalcare meglio di un dio soldato. Monpensiero lo conosceva bene. 12 anni prima aveva sposato Chiara, la sorella, e lo aveva visto trionfare alla giostra del Saracino davanti ai migliori cavalieri di Francia. La storia è la più formidabile delle folli, delle folli umane. Filosofava Monpensiero mentre raccontava la marcia dei suoi soldati nelle valli sotto la Cedonia. Mi diceva del caldo, dei cavalli morti per la sete, delle città che sbattevano le porte in faccia agli ambasciatori. Nessuno intendeva dare ricovero ai francesi, nessuno voleva opporsi ai fanti d'Aragona. E lui, Gilbert de Bourbon, conte di Montpensier, aveva chiesto a Etienne de Vez di correre in Francia a chiedere aiuto. Va, Etienne, gli aveva detto, vola più alto delle nuvole e torna con le schiere degli angeli armati di spade. Ed Etienne era partito sulle ali della gloria, a briglie sciolte, cappelli al vento.